Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo accanto al posto dove sedeva Padre Pio al refettorio, qui per raccontarvi quanto è accaduto in questi luoghi nel 1958. Ce lo racconta Massimiliano Dintino da Chieti, per raccontare quello che il Papa gli raccontò quando stette qui nel 1958 e si trovò faccia a faccia con Padre Pio. Beh, ci scrive: mio padre suonava con una banda musicale della città di Chieti, una banda da giro di 55 elementi, faceva serate e concerti. A settembre di quello stesso anno si ritrovarono a suonare qui sul Gargano. Dice: non ricordo bene il paese, però il maestro Terra, direttore della banda, decise di chiedere a tutti se volevano fare un salto a San Giovanni Rotondo per partecipare alla messa di Padre Pio. Parlò con tutti coloro che facevano parte della banda. Al termine di un concerto avevano una giornata libera e vollero così venire qui a San Giovanni Rotondo. Però tre persone decisero di non seguirli. Non volevano sentire neanche ragione di questa iniziativa, ecco. Molto stizziti, lasciarono perdere. Un altro componente della banda, invece, venne convinto proprio dal maestro, e lui disse: vabbè, io vi seguo, ma vengo soltanto per curiosità con voi. Non credeva, ecco, alla santità di Padre Pio. Giunti qui a San Giovanni Rotondo, parlarono con un frate che, dopo aver partecipato alla messa di Padre Pio, che era molto contento di questa sorpresa, perché a Padre Pio piaceva la musica, quindi li fece accomodare sul terrazzo in attesa che Padre Pio poi li ricevesse. 10 minuti e arriva Padre Pio. Il maestro chiese a Padre Pio di voler ecco, fare eseguire una marcia sinfonica proprio in suo onore, la marcia sinfonica intitolata Mosè. Padre Pio salutò tutta la banda, in seguito si avvicinò anche verso il maestro Terra per complimentarsi, dicendogli che era un grande appassionato di bande musicali, gli piaceva la musica, poi gli chiese se fossero poi a completo come organico. Il maestro rispose che la banda era al completo. Padre Pio subito cambiò espressione quando sentì questa risposta e scrive Massimiliano: si avvicinò proprio verso mio padre, lo guardò perché il papà era il più giovane di tutta la banda e gli disse che lui aveva il compito di ricordare al maestro Terra che mancavano 3 elementi, mancavano 3 persone. In seguito poi, tra risate e altro, Padre Pio salutò la banda e andando via si avvicinò anche alla persona che era lì soltanto per curiosità, ma Padre Pio, quando lo guardò fissandolo, gli mise una mano sulla spalla e gli disse: la curiosità, caro amico, può portare anche ad un cambiamento della tua vita. A quel punto quest'uomo si inginocchia, piange e implora perdono davanti a tutti. Venne rialzato dai frati che erano accanto a Padre Pio, fu portato poi anche in sacrestia dove continuò a parlare con Padre Pio. E ci scrive Massimiliano ricordandoci questo incontro, che da quel giorno quella persona iniziò ad andare a messa, iniziò a pregare, a ritrovare quella pace interiore della quale lui non conosceva il significato.